Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 5 della carriera con il mio giocatore, con Tiger al Milan su FIFA 22 e oggi andiamo a giocare i quarti di finale, incredibilmente contro il Napoli che è una delle squadre più forti del campionato quest'anno e quindi ho un po' paura, siamo anche fuori casa. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Meglio la fine tra gli attacchi e le difese. Vai, che sono belli aggressivi e possono anche sbagliare. Pasquale. Brahim Diaz. No, ma che gol! E alla fine hai visto che l'hanno trovato il varco giusto. Tifosi rossoneri che possono esultare. 1-2, 1-2, magnifico tra i miei compagni e poi un tiro della Madonna che fa vedere che adesso finalmente siamo in Questo forma, replay siamo da noi. apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Con questa rete fanno felice il proprio mister, che non ha smesso di incitarli da bordo campo. Dai Hanno ragazzi, aperto le marcature con questo gol, non ci saranno nessun 1-0. rigore e nessun supplementare. Ci saremo solo noi e i nostri gol. Suma dunque l'azione d'attacco. Ma come cazzo è veloce? Si fa spazio. Mo sì che è in forma, mo Può sì che lo metterla al riconosco. centro. No, aspetta, scusate, Possesso raga. perso. Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo del gol. Cerco di recuperarlo. Errore nella circolazione azzurra. Il Napoli è forte comunque. Zielinski. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Napoli impegnato su più fronti, ma la Coppa Italia è stato spesso negli ultimi anni un bel Ma fare una territorio roba di del genere conquista finalmente. e di Oh. soddisfazione enorme per la squadra e per l'intera città. I giocatori mi sono sembrati concentrati durante il Ma riscaldamento. guarda Sembra questo che mi che sta ci fottendo. credono e non vogliono lasciare nulla al caso. Buona attitudine. Mi ha rotto proprio il cazzo, mi ha rotto. Ma mi Fallo ti laterale presto per il come un Milan. animale, ti presto. Opportunità per il cross. Che sì. Aubameyang. Che Vabbè. sì. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Ha segnato il Milan. Yeah! Doppietta Coppa Italia! Chiamami! E possiamo rivedere il gol. Difesa che poteva fare qualcosa di più per interrompere il lungo fraseggio avversario. È arrivato come un treno sul pallone. Ancora. Inizia la ripresa, primi 45 che si sono chiusi col Milan avanti. Brahim Diaz. Palla per Aubameyang. Brutta gestione del pallone. Capisce tutto e riconquista palla. La notizia circolava già da giorni sui giornali, adesso è arrivata l'ufficialità per il nuovo acquisto del Manchester United. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente e a battere la concorrenza. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Basta sta cazzo di qua, ma che cazzo avete oggi che non passate proprio? È Brahim buonissimo, Diaz. è Milan che viene buonissimo. avanti e prova a rendersi pericoloso. Ma guarda questo che passa Pallone dall'improvviso, da Dio regalato. niente, va. Legno che ha respinto la conclusione a botta sicura dell'attaccante. No, la prima per il Guadagna gol. metri Mertens. No! E c'è il gol del Napoli. Tifosi scatenati sulle tribune. Lo stavano attendendo già da un Ma che po'. cazzo era sta roba? Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta Pier. Abbiamo coordinazione, potenza. Ancora a caccia del pareggio in questo finale. Pasquale. Non Può lì, fa ricevere la paura. posizione interessante. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante, ha riconquistato il pallone. Sì! Finisce qui, passa il turno il Milan. Un successo di misura giunto al termine di una vera e propria battaglia. Bella partita L'importante per loro anche era qualificare. questa. No, vabbè.
Ok, siamo aumentati di livello e dobbiamo andare contro la Fiorentina. Intanto c'è stato il calciomercato. È tra gli osservati speciali quest'oggi. Riflettori tutti per lui, capocannoniere del campionato, fra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida. Bel tempo a Milano, spalti di San Siro sold out per questa sfida. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo con me a commentare il match. Allora, Serie A il Milan ha pronta per farsi la acquistato scena dei con questo match che giocatori. dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Si affrontano Milan e Fiorentina. Però non riesco a Calcio è la capire nostra chi passione, sono, la cioè non me nostra li ha fatti ragione di vita, vedere. Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Serve il compagno in area. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Piontek. Lo ferma ma non controlla. Pasquale. Corri, lo brucia. Si muove per vie centrali. Guarda che bastardo. Brahim Diaz. Tonali. Aubameyang. Aubameyang che abbiamo capito già da prima che ce l'abbiamo. Ok. Prova a venire avanti. C'è il triangolo. Hanno la chance per portarsi avanti. Pasquale! Ma che cazzo di colpi di testa sono questi? Dai, ma veramente facciamo questi colpi di testa perché fanno ridere. Che vale come un gol e non si è lasciato sorprendere. Occhio al pallone in mezzo e finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Hanno optato per mettere la palla al limite della bandierina. Il portiere non ha davvero potuto nulla su. Fiorentina avanti dopo il primo tempo, comincia adesso la ripresa, recupera la palla con un buon intervento. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Può far male da lì. Grande parata. Ma che come cazzo riflesso. Mi para tutto, mi pare. Ma abbiamo ricominciato come l'altra volta. Attenzione. Sale la spinta dei tifosi rossoneri. Milan che prova a rendersi pericoloso. Risultato che per il momento li penalizza. Ma c'è tutto il tempo per rimediare. Punta la porta. Corner da sfruttare se vogliono il pari. Non mi fanno giocare, porca troia. Ci sarà dunque un cambio. Odio. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Palla su Romagnoli. Gran palla questa. Ma no, che per me tutto, dai, dai, non è che possibile. Parata. Caricato pure bene. E c'è il tiro. Miracolo del portiere. Palla in area di rigore, l'uscita sicura del portiere, nessun problema per lui. EATV, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario, è questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. No, dai, non ci posso credere, dai. Le mani per non ha mai errore. Sbagliato lui che non si riveli decisivo. Fida una buona rete di passaggi. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Escono dal campo. Ok, possiamo dire alla semifinale di Coppa Italia. E giochiamoci questa partita contro la Roma. L'abbiamo già sconfitta. L'ho già sconfitta in Serie A, normale. Boh, vediamo un po'. No, comunque in buone condizioni.
Un saluto da Pierluigi Pardo e la semifinale la giochiamo in casa oggi per la telecronaca di questo match. Per questo match c'è un'attesa enorme, non si è parlato d'altro alla vigilia. Le due squadre si giocano una grossa fetta delle loro possibilità di raggiungere la finale di Coppa Italia, anche se probabilmente si deciderà tutto solo al ritorno. Oggi è importante partire col piede giusto e non concedere vantaggi esagerati agli avversari. Non può fallire, attenzione, va di volo, mamma mia, che ha salvato, dice di no all'avversario da pochi passi. Solo applausi per questo intervento. Palla messa in mezzo, battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Oh, handicappato. Mina che ha dovuto ripartire perché ha il pallone in mezzo, la mette fuori su questo corner. Che sì, ottimo il dive by Aubameyang! Hanno trovato il primo gol del finalmente ti fai sentire, cazzo! Anche dal punto di vista psicologico, bella in questa acquista, semifinale. E questa è l'immagine del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Duello molto fisico per il possesso di palla. Si beve il marcatore qui. Gran tiro, intervento comodo per lui Patrizio. Sta tirando proprio di merda. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare, non devono averla presa bene. Si chiudono così i primi 45 minuti. Comincia la seconda parte di gara con il Milan fin qui avanti. Che sì. Pasquale. Buono il pallone recuperato. Nelle ultime ore si parlava molto di lui, adesso è arrivata l'ufficialità, Fabian Ruiz andrà a giocare nel Liverpool. Il suo arrivo è stato accolto favorevolmente dai tifosi. E io capisco Pierre. Questo è il rigore, ma non è Gesù Cristo, ma è il rigore! Metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Gli hanno lasciato lo spazio per tirare e lui ne ha approfittato. Ci stava a calciare. Si rinnova l'appuntamento con la Serie A nel prossimo turno. A sfidarsi saranno Milan e Bologna. Seguiamo l'azione, guarda. Dice di no con una super parata. Portieri super bagnato. Le squadre optano per il cambio. Crossa nel mezzo. Sfruttato male questo corner. Bravo il difensore. Guarda, guarda, questo dove sta avvenendo questo con un missile. Basta, si dovisce. Poi non vuole andare, va, perdiamo pure la Coppa Italia, non mi interessa un cazzo, basta. Occhio al pallone filtrante. Non voglio sapere. Interviene e recupera palla. Quando il giocatore gioca bene, poi se ne parte. E sono in vantaggio. C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Vaffanculo! Non hanno davvero pietà, non vogliono fermarsi. Dire che non ci è arrivato per un soffio qui, è riuscito solo a toccare la palla, ma non è bastato per impedire che terminasse in rete. E me ne vado mettendo va nel culo a tutti. Favorito per la qualificazione. Ende, ci vediamo alla prossima, che praticamente siamo arrivati alle ottavi di finale di Champions contro il Siviglia. Non ci è capitata una squadra tanto forte, meno male. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.